E arrivati ad Agra, ovviamente abbiamo visitato il Taj Mahal. Qui siamo alla biglietteria. La biglietteria è piuttosto costosa perché il biglietto costa 2200 rupie, però siamo di fronte a una delle sette meraviglie del mondo antico, quindi il biglietto lo paghi volentieri. Le cose che mi hanno colpito sono principalmente tre: la natura meravigliosa che c'è fra la biglietteria e l'ingresso, guardate, scimmie, scimmiettine, guarda questa qui era pazzesca, mucche, ci sarà di tutto, è veramente bello, e questa commissione comunque ti colpisce. La seconda cosa che sicuramente colpisce è l'edificio in sé, nel senso che è stato studiato da architetti, da artigiani che erano maestri di proporzioni, di trucchi d'occhio, ad esempio una cosa che mi ha colpito particolarmente è che è uno dei pochi edifici al mondo che più ti ci avvicini e più sembra piccolo, e più ti allontani più sembra grande. Questa roba è incredibile se ci pensate. Un esempio di simmetria sono quei quadratini su questa porta d'ingresso. Quelli più in alto dovrebbero essere molto più piccoli, ma essendo stati disegnati in modo molto più grande, allora sembrano tutti della stessa dimensione, un effetto ottico. Qui si comincia a vedere anche il mausoleo. Se voi vi mettete al centro di questa porta, sulla pietra gialla, vedete tutti e quattro i minareti, cioè tutte e quattro le torri. Se vi spostate di un passo, quindi sulla pietra rossa, ne vedrete tre. Se vi spostate di un altro passo, ne vedete due. Se vi spostate di due passi, quindi andando sull'altra pietra gialla, vedrete la metà esatta di tutto quanto l'edificio. E questo è soltanto un esempio della simmetria e della precisione con cui è stato costruito tutto il complesso. L'unica cosa imprecisa volutamente sono i minareti, quindi le quattro torri, che invece di essere perfettamente perpendicolari divergono un pochino verso l'esterno, quindi così in caso di disastro naturale ovviamente cadrebbero sull'esterno e non sul complesso. Ma veniamo alla terza cosa che mi ha interessato di più, cioè la storia d'amore che sta alla base della costruzione di questo palazzo, che è stato dedicato dall'imperatore a sua moglie, era la seconda moglie, che è morta dando alla luce il loro 14° figlio, quindi diciamo che un Taj Mahal se l'era meritato. Taj Mahal infatti significa palazzo della corona, e la moglie gliel'aveva proprio richiesto, gli ha detto: qualora io muoia prima di te mi costruisci un palazzo, troverai un'altra moglie per dare una madre ai figli, ai nostri 14 figli, sarai comprensivo con loro e verrai a trovarmi ogni anno il giorno dell'anniversario della mia morte. E così è stato. Ci sono voluti 22 anni per costruirlo, con tanto di elefanti, pietre preziose, una roba incredibile. Ed è uno dei pochi monumenti al mondo di questo tipo in cui è la donna che è stata sepolta in centro e l'imperatore al suo fianco. Ultima info: essendo vicino al fiume, costruito con 14 tipi di marmi e pietre preziose, riflette la luce in modo particolare, cambiando colore durante il giorno, quindi la mattina è rosa, pomeriggio bianco e la sera diventa blu, si può visitare anche di sera, quindi è un posto assolutamente magico. Buongiorno. Buongiorno, ma l'ho già detto prima? No, forse non l'ho detto. Buongiorno. Siamo a fare colazione al nostro albergo. Adesso mi sfondo. Adesso sì. Ci sono le briochine. Stavolta sì. Questa volta ci sfondiamo. Poi vi faccio vedere che cosa mangiamo. Comunque c'è l'impossibile, come al solito. Frutta, formaggio, verdura. Mamma, la frutta, le brioche, la roba calda. Ci sono persino i marshmallow. Sì. Oggi la mia scelta cade su frutta, ciambelline con Nutella. Poi magari prendo anche l'uovo col bacon. Così faccio un bel pasto completo e sono a posto fino alle 5. Che mi sembra un'ottima cosa, visto che ora c'è un trasferimento di tante ore con prima un sito archeologico. Così l'ame del futuro saprà che cos'è il matar. È questo qui con i ceci. Invece quello lì è Alu Gobi Parata. Alu Gobi Parata. Ok, poi abbiamo questo qui, che è questa sorta di panino, e poi abbiamo Alu Bonda, che è questo qui che ora assaggerò. Lui invece ha preso l'omelette col bacon, le salsicce e 2000 brioscine che ora vedremo insieme. Allora, questo qui è una palletta di patate, coriandolo e curry, sa molto di pepe, buono, non tanto speziato, mi piace,
credo che sia fritto, come una crocchetta di patate a pezzettoni. E poi assaggiamo anche il resto. Questo, che credevo fosse solo pane, invece, vedete, ha dentro delle lenticchie ed è molto piccante, non mi piace, non riesco quasi a mangiarlo. Assaggiamo le lenticchie con la sinistra, ora me le butto tutte addosso. Forse più che lenticchie sono ceci. Piccante anche loro. Ah, piccante. Quasi immangiabile. Ah, vado a prendere il panino, magari riesco ad accompagnarlo. Aiuto. E questo è l'albergo. Lì in fondo c'è la hall. Qui a sinistra cosa c'è, amore? Lounge bar. Con la sala del tè e i dolcetti. Questo è un ristorante sciccosissimo, cososissimo. Guardate che bel posto. Molto figo. Ehi, come si chiama sto posto? Parkour Cirque? Fate pure... Fate pure che non ci venite perché è un disastro, ragazzi. È un... vai, giù. È un posto in cui vi tartassano come se foste un turista da spennare, quale siete del resto, e vi seguono e non mi piace, non mi piace. Fra l'altro, una delle cose che abbiamo visto, cioè praticamente è una città abbandonata, ok, figo, fighissima, ma così ne abbiamo visto un milione in due giorni, quindi insomma tutta questa unicità non la capisco, sarà un limite mio. È una moschea per la quale bisogna stare senza scarpe. Vedete il bambino che ci segue? Ha detto Alibaba. Ah. Dopo 4 ore di macchina siamo arrivati a Jaipur. Ora stiamo andando, prima di fare il check-in in albergo, a visitare il Tempio delle Scimmie. E nulla, volevo giusto dirvelo perché così almeno sapete già dove siamo, visto che tanto non sto facendo niente, che sono proprio aspetto. Contaci come è cambiato come sono cambiati i miei capelli che sono sceni. Come è cambiato il paesaggio, carapio. Come è cambiato il paesaggio? Il paesaggio è montuoso, molto più verde, le case sembrano più colorate. Cioè ne avevo viste due in effetti, quindi boh. Lo vedremo meglio più tardi, credo. Però cos'è d'occhio, sembra molto carino. Ci sono un sacco di animali in giro e mucche dovunque. E quindi sembra molto carino. È più come ci si aspetterebbe l'India, diciamo, rispetto ad Agra e Delhi. Comunque ora vediamo il Tempio delle Scimmie. Tempio delle Scimmie. Ce lo si poteva aspettare, le scimmie in effetti. Perché ce n'è veramente tante, ragazzi. Ce n'è davvero tante. Forse non si capisce quante. Ma davvero tante. Cioè, brullica. Family group. Yes. Che meraviglia. Ma guarda qui. Why? Caduto una scimmia. Non credo che sia caduto. Guarda che grossa che è. Mi mettono un po' d'ansia. Ma a te no? No, perché le vedo tranquille. What is this? Dimmi che l'hai vista.
fratelli, fratelli. Stanno litigando e poi vanno tutte lì, tipo pettegole. Due discutono fra di loro e tutte quante vanno lì a guardare, è una roba incredibile. Ma che stanno arrivando? Dove stanno arrivando? Non lo so, ho visto che stanno arrivando. Guarda come vengono tutte. Ma sono pettegolissime queste scimmie. Ma guarda che roba. Vedo soltanto, sono una manetta. Ah no, qui si vede. Qui sono lì tranquille che mangiano. Sono qua ad aspettare. Ma sta bevendo? Sì. Non si muove. Dai, io me ne sto qua, sai che c'è. Fa fresco, loro stanno facendo il bagno in quest'acqua putrida. A parte che chi cazzo ha costruito un tempio infilato in sto roccia? Cioè, boh, non è strano? Scimmia! Bocca. Riesci? Non me la sento, non me la sento affatto. I prefer the other one. No, non me la sento, queste qui non mi sono tanto simpatiche, sa? Anche qua c'è questa sorta di processione che segue, non so se lo vedete, seguono un camion DJ con la musica Tamarra Palla, cioè è una processione religiosa, ma ogni volta seguono. No, fantastico. Stop. No, vabbè. Just the one. No. Cioè, per capire. Fine. Thank you. Guarda che cosa sei tu, piccola. No, guarda che roba c'è. Ok, questo è il nostro taxi e siamo nel mezzo del nulla e c'è questa... voilà, ciao! Ragazzi, guardate che strada bellissima, che roba pazzesca! Ok, siamo arrivati al nuovo albergo. Questo albergo l'abbiamo scelto tutto in stile. Quindi... questa è la sala in cui ci stanno accogliendo. Ci hanno dato dei fiori. Guardate che bella questa fontana con tutti i frangipani dentro. C'è profumo di fiori. Ora andiamo su a vedere la stanza. Speriamo che sia bella così. Sempre all'interno dell'albergo. Allora, la camera non mi fa impazzire, detto proprio fra di noi, ma guardate che bello l'interno. Voleva lei lo stile indiano? Volevo io lo stile indiano, però lo volevo diverso. Cioè, questa parte è bellissima, splendida. All'interno dell'albergo è la stanza dove accoglievano il re, perché appunto siamo all'interno di un palazzo d'epoca. Guardate che roba. Sembra un museo. Sembra un museo. Che meraviglia. Qui invece siamo alla zona all'aperto. Lì a destra c'è la piscina. Qui c'è un ristorante continentale. Al quinto piano c'è un altro ristorante indiano.
Quinto. Sì. Lì c'è un negozio. Ora sbirciamo insieme la piscina e la spa. Sono i miei fiori ovunque, tanto sapete che sono i miei fiori. Prato finto. Prato finto, sì. Vabbè. Lo stanno mettendo adesso. Lo stanno mettendo ora, il prato finto, fra l'altro. Opla! Che vuole? Allora, siamo alla spa. E questi sono i trattamenti che sono possibili da fare. E noi stavamo pensando ai massaggi da 50 minuti, giusto per intrattenerci prima di andare a cena dai nostri amici indiani. Quindi sono tutti trattamenti ayurvedici, che sono ovviamente indiani, con l'olio. Vai, vai, gira. Ecco, questi sono quelli che ci interessano. Pressure excellent for relaxing. Scegliono tu uno. Abbiamo scelto il massaggio rilassante. Lui si sta spogliando ed è mutato. Tanto non si vede nulla, amore, stai tranquillo. Ma sì, tanto la privacy. Ci hanno chiesto di mettere queste mutande, che è tutto fuorché rilassante, sensuale, però vabbè. Ora ci spogliamo e mettiamo le mutande e ci piazziamo sul lettino. Ho finito. Ora si può anche vedere com'è la sala. Praticamente qui c'è la sala di massaggio. Eccola qua, ora è tutta unta perché ci hanno fatto il massaggio con l'olio. E qui c'è un bagnetto in cui ci hanno fatto fare il bagno di vapore, cioè il bagno turco e la doccia. È andata bene, dai, o no? Sì, è andata molto bene. Sono rilassato. Sei rilassato? Bene. Sì. Ok, neanche il tempo di tornare in stanza dopo il massaggio. Siamo già in macchina ancora sul nostro taxi. Il nostro driver ci sta portando a mangiare a casa della persona che ha organizzato il nostro tour, che ci ha invitato stasera a cena. Allora, non so bene come andrà, nel senso che probabilmente non riuscirò a registrare niente, penso. E sono anche un po' in difficoltà perché non so se dovrò offrirmi di pagare, non lo so, dargli una mancia. Sicuramente lui ci vuole vendere il tour di Varanasi, sicuro come l'oro, per quello ci ha invitati, proprio ci potrei giurare. E non so neanche se accetteremo o no. E comunque poi vi faccio sapere quando posso. Andiamo, vediamo com'è mangiare, magari vi racconto, ecco, se non posso riprendere, magari vi racconto un po' come sarà. Sono molto curiosa. È enorme questa città, enorme. Bancarelle, guardate questa di frutta, che bella. Mi sa che non vedete nulla, peccato però. Sentite il bordello del traffico. Qui ci hanno i caschi, a differenza di tutti gli altri posti che abbiamo visto. Che bello. Che bello. Qua. Però c'è anche un cammello. Giusto per alimentare il traffico. Sì. Loro sometimes. Molto a Roma. Esatto. Loro sometimes. Ha il taxi free. Strada sinistra, destra. Tanto verde. Questo? Una pianta del deserto. Quindi. Pianta del deserto. Questo è deserto. Poi? Desert food. Questo? Questa si chiama papere, è antiche. Lenticchie? Antiche powder, dopo come, really? Come pane. Sì. Buono. Lenticchie? Antiche. Papere. And this? This is the pane is grano. Come si chiama? Pranta, o chapati. Ok. Come ti chiami? Nina. I can say thank you. Sucria. 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 Scusa. $100 Sorry. Persona andata. Mafkarna. Non come il volante, non come. Mafkarna. Ciao. E lì sono solo che ciao, I know it. Namaste. Namaste. Eccomi qua. Allora, siamo tornati in stanza. Ora ve la faccio vedere un pochettino, che prima non ve l'ho fatta vedere. Allora, la stanza che vi ho detto che non mi piace particolarmente è questa. Vabbè, comunque è pulita ed è l'importante, le mie scarpe. Ho disfatto io il letto. Io voglio il tè, per favore. Ma c'è lo zucchero? Sì. Olè.
Io voglio il tè, grazie. E questa è la stanza. Questa è la... Boh. Ah, ci hanno dato le collane di fiori quando siamo arrivati. Profumano molto. E ok. Qui c'è il tè. Vabbè, chiaramente lo specchio. Ah, la TV. Guardate dove l'hanno incastonata. Lì c'è un armadio che non useremo. Andiamo a vedere il bagno insieme, che ancora non l'ho visto. A parte che c'è questo corridoio che mi inquieta. Vabbè, vicino però è pulito. Fide i conti è quel che ci interessa. Cosa sta roba? Ai, quanto di crine. Questo lo freghiamo. Amore! Bello il guanto di crine. Sì, sì, questo lo freghiamo, amici miei. E quindi per concludere, com'è andata questa sera? Stasera abbiamo fatto la cena, ve l'ho detto, a casa della persona che ci ha affittato, che ci ha organizzato il tour in questi giorni. Questa persona parla italiano, questo è il suo bigliettino da visita. Ovviamente ho pagato tutto, quindi non è sponsorizzato il video. Il suo nome è proprio quello che vedete grosso, quindi Mahendra, e l'agenzia è Mahendra Travel. Noi ci stiamo trovando molto bene. Prima di pronunciarmi vorrei finire di fare tutto quello che ha organizzato per poi darvi un'opinione più completa. Comunque ci facilita la vita tantissimo. Addirittura domani la guida che ha ingaggiato parla in italiano, perché non è lui che ti porta in giro, lui ti mette in contatto con la guida e organizza spostamenti, organizza tutto, ti consiglia il più possibile, eccetera. Quindi oggi ci ha invitato a casa sua a mangiare con la sua famiglia, è stato molto bello. Lui ha un figlio più grande, 17 anni, una bimba di 12 mi pare, che sa parlare abbastanza bene in italiano, comunque capisce perfettamente, che parla benissimo l'inglese, e con la quale, vabbè, abbiamo giocato, insomma. Abbiamo mangiato la roba che ci ha cucinato sua moglie, ed era tutto molto buono, probabilmente ha fatto tutto non piccante appositamente per noi, però insomma, apprezziamo, ci ha fatto anche il tè. E la casa era semplice, secondo me non delle, cioè, forse delle più belle che ci sono qui, insomma una casa molto bella, e ci siamo trovati bene. Ci ha unito nella cena ad un'altra coppia di italiani e a un signore che invece stava viaggiando da solo di Milano, la coppia era di Roma, e così abbiamo potuto confrontarci su quello che è successo durante i nostri viaggi e dandoci consigli sulle prossime tappe che magari loro avevano fatto, perché abbiamo fatto due tour per esempio con la coppia dei romani, l'uno al contrario dell'altro, quindi loro stavano per partire per i posti che noi abbiamo appena visto e viceversa noi stavamo per andare nei posti che loro hanno già visitato, quindi è stato molto utile per questo. E amore, come abbiamo mangiato? Bene, molto bene. Abbiamo mangiato molto bene, tu ti sei strafogato come un maiale, avrai preso 3-5 volte la verdura. Sì, era molto buona quella. Molto buona, piccantina. Piccantina però il giusto. Sì. A me non piaceva tanto la roba di lenticchie. Infatti volevo rifilartela. Sembravano carciofini, ma i carciofini a me piacciono, la roba di lenticchie no, anche se le lenticchie a me piacciono, senza spiegazioni. E il pane era buonissimo, lo stava facendo la signora in cucina, ho visto. E il dolcino anche era buono, quello di fianco. Il dolcino era buono. Una simil polentina, per me. Non so cosa fosse, comunque era buono. E il tè era molto buono. Loro fanno il chai tea, che è questo tè mischiato con il latte, che ha dentro il cardamomo, che a me piace tantissimo. Poi c'è dentro la cannella. Il pepe nero, che fa bene alla gola ma non si sente assolutamente, ed è già zuccherato, nel senso che te lo offrono già zuccherato. Era molto buono. Buono, vero, il chai tea? Sì. Mi è piaciuto. Vabbè, se non vi piace la cannella ovviamente non vi piacerebbe il chai tea. E nulla, oggi Agra è stata bellissima, il Taj Mahal è stato bellissimo, anche il tempio delle scimmie non è stato male. Domani visitiamo Jaipur. Sto coso di marmo fa freddo. Aia, visitiamo Jaipur domani, abbiamo la sveglia, l'incontro con l'autista alle 9, allora sveglia alle 8, l'incontro con l'autista alle 9, così facciamo in tempo a fare colazione,
e nulla. È stata una bella giornata fra il Taj Mahal, il Tempio delle Scimmie, il massaggio e la cena con la famiglia del tizio qui. Onestamente, forse è stata la più bella giornata che abbiamo fatto finora qua. E nulla. Vi faccio vedere la sua mail. La vedete in verde. Lui vi chiamerà dopo che gli mandate la mail, vi farà una sorta di preventivo. Se avete bisogno, vi aiuta anche con il visto. Io non ho avuto bisogno, onestamente, e perché l'avevo già fatto. Vi sceglie gli alberghi, ve li propone. Insomma, potete comunque affidarvi a una persona per bene. E comunque, se non parlate inglese, lui parla in italiano anche piuttosto bene, quindi insomma. Se si vogliono scegliere gli alberghi da soli possono farlo. Se volete scegliere gli alberghi da soli come abbiamo fatto noi, potete farlo, no, tranquillamente. Però averlo conosciuto prima ci avrebbe risparmiato comunque del tempo sicuramente, e secondo me vale la pena. Detto questo, vi ho assillato con il mio sproloquio per abbastanza tempo. Vi auguro buonanotte, se avete voglia domani ci vediamo, che poi io non li pubblico tutti uno giorno dopo l'altro, li pubblicherò con una settimana di distanza, quindi se avete voglia la prossima settimana vedete che cosa farò domani, quindi la visita di Jaipur, e vi auguro buonanotte, al prossimo video, ciao!